E protestano per che cosa? Lei lo sa? Dicono che non vogliono far chiudere i punti nascita, chiedono l'impegno del Presidente. E mi pare una grande imbecillità, perché dovrebbero sapere che il Presidente della Regione ha presentato la richiesta di deroga per i punti nascita già a maggio di quest'anno. Quella richiesta è stata bocciata dal Ministero della Salute diretto dai Grillini ad agosto di quest'anno. Abbiamo ripresentato ieri il nuovo piano ospedaliero che fa ancora di più, cioè prevede i punti nascita a Sapri e a Polla, ma prevede di più, cioè di fare dei DEA di primo livello a Sapri e a Polla. Quindi si protesta contro chi? L'unica protesta andrebbe fatta contro il Ministro della Salute e contro quei farabutti 5 Stelle che passano la vita a fare sciacallaggio, a mentire, a speculare. Dove sono stati i 5 Stelle quando il Ministero bocciava la richiesta di deroga fatta dalla Regione? Dove erano? Dove sono adesso? Dove sono adesso? Lei sa che abbiamo presentato un piano per l'edilizia ospedaliera di 1 miliardo e 100 milioni di euro il 24 aprile di quest'anno e il Ministero ancora ci fa perdere tempo. Dove erano quando noi aprivamo gli ospedali chiusi da prima di noi, da Agropoli a Rocca d'Aspida e tutto il resto? Allora siamo in un paese nel quale il farabuttismo delle 5 Stelle è diventato un modo di essere. Non fanno niente dalla mattina alla sera, sono degli sfaccendati e hanno questa abitudine, mettere il cappello sulle cose buone che si fanno e fare gli sciacalli quando c'è qualche problema di cui loro sono responsabili. Dunque, se bisogna fare i cortei, bisogna farli a Roma, davanti al Ministero della Salute. La Regione ha fatto il 1000% del proprio dovere. Verrà nel Cilento a dirlo? È certamente che vengo, è certamente che vengo. Apriamo un DEA di primo livello a Sapri, ci vengo sì. E vengo anche per guardare in faccia qualche farabutto 5 Stelle.